Non è stata una settimana semplice per la Futsal San Giovannese dopo le irrevocabili dimissioni di Mister Diaz e la ricerca di un sostituto trovato però in Ferrini, di fatto davvero a chilometro zero. Lo stesso trainer, già in panchina nell'Under 19 azzurra, sceglie il 2006 Pavanello per difendere i pali. Sarà una scelta ottimale, culminata nel 5-3 in casa con il Real Casal Grandese, per un successo che significa sorpasso in classifica ai danni dei reggiani e soprattutto a lungo quasi decisivo sulla zona playout con possibilità di reinserimento invece tra le prime 5 nelle ultime 3 giornate. Gara difficile comunque decisa dal finale, anche se la Futsal mette la testa avanti dopo pochi minuti con Torre e dopo che gli emiliani ospiti hanno esaurito il bonus falli, raddoppiano con Righeschi nel tiro libero a fine frazione. Di qui all'intervallo da registrare, però c'è anche la prima rete del Real con Ben Saad. Dopo il riposo e il rasoterra di Bellocci è tanto chirurgico quanto potente, la Sangio torna a più 2 prima di subire il ritorno degli avversari che con il rigore di Ben Saad prima e poi con Philadelphia arrivano fino al pareggio, appunto a decidere il match gli ultimi 2 minuti. Righeschi incarta al cioccolatino che Caio massimizza per il 4-3, poi con il portiere di movimento della Casal Grandese a far numero nella metà campo avversaria, il recupero di palla di Pinzi è perfetto come il 5-3 che esce dal suo piede. La gara di Prato di sabato prossimo è decisiva adesso per non chiudere anzitempo gli obiettivi della stagione. Sul 3-3 loro hanno preso fiducia, è una squadra che nonostante tre assenze importanti ha un quintetto valido, molto valido, un allenatore che è di un'altra categoria. E lì siamo stati bravi a soffrire, Pavanello che ricordiamo nel 2006 ci ha messo del suo a tenere il risultato in parità e poi è chiaro che lì davanti la qualità ce l'abbiamo, poi è bastata una giocata. Per ribaltare un'altra volta il risultato e stavolta portarlo fortunatamente a nostro favore fino in fondo. Però ecco, è stato importante conquistare 3 punti proprio perché abbiamo in questo momento quello che ci mancava era fiducia. E 3 punti conquistati in una partita lottata fino alla fine sicuramente sono importanti. Posso dire che è stata determinante anche la carica di Mister Ferrini dalla panchina, un tarantolato, poi cambi continui, un turbillon per tenere tutti sul pezzo, tutti importanti, tutti decisivi. È chiaro, lui ha un suo modo di intendere il futsal diverso da quello che aveva Diaz, ma questo fanno parte dei bagagli che ogni tecnico ha dentro di sé e ha impostato chiaramente. Quello, una difesa attenta, più possibile, e poi intensità, mai abbassare l'attenzione. Quindi gli va dato merito, ripeto, ha lavorato forse 2 giorni e mezzo, quindi era difficile trovarsi catapultato in una realtà del genere dopo che uno era fermo da 2 anni, però sapevo che poteva portare una ventata di entusiasmo e così è stato. Ora, chiaramente andiamo avanti perché ancora non è finita. Ecco. Insomma, le cose più importanti penso abbiamo ancora da conquistarci. Sabato Prato, partita lo spartiacque. È chiaro, ora, ripeto, la classifica è cortissima, non sono i risultati, ma era importante intanto mettere il mattoncino della salvezza che penso sia molto vicina ora, manca veramente poco. Però è chiaro che se ti vai a lottare queste 3 partite e conquisti più punti è facile anche poter arrivare a playoff e chiaramente guardiamoli perché è giusto guardarli, ma sappiamo che sono difficili. E Prato è un passaggio fondamentale perché è una squadra che era stata costruita per vincere, invece probabilmente non vincerà perché Pontedera ha scavato un solco penso irraggiungibile per gli altri. Però è sempre una partita difficile, però penso che dopo una partita del genere andremo là con un po' più convinzione e quindi possiamo sempre rappresentare una mina per tutti. Ripeto, noi le partite con le grandi le abbiamo sbagliate raramente, quest'anno abbiamo un po' patito con quelle un po' sotto in classifica, però ci sta. Quindi vediamo, dai, io sono fiducioso come ero fiducioso prima che andasse via Diaz di poter raggiungere i nostri obiettivi e giocarsi.
scusa se ritorno sempre lì, ma queste Final Eight sono un risultato storico e quindi forse ancora non tutti hanno capito quello che ci aspetta e l'importanza dell'evento. Martedì ci saranno i sorteggi in diretta TV, quindi è una cosa che tutti siamo lì a aspettare, vediamo che ci toccherà. Andiamo a Prato, leviamoci il dente campionato e poi prepareremo anche quella.